Licea Talks oggi è a Roma. Ci troviamo presso la Fondazione Teleton e a breve incontreremo il direttore generale Francesca Pasinelli. Con lei parleremo di sostenibilità, sociale e molto altro. Acea Talks dà il benvenuto al direttore generale della Fondazione Teleton, la dottoressa Francesca Pasinelli, grazie. Grazie dell'invito, un onore. Grazie a lei per averci accolto in questa sede meravigliosa qui a Roma. E, come sa, il format Acea Talks è una conversazione sostenibile per divulgare la cultura della sostenibilità. Molto bene, che bello. Francesca, che cosa significa per lei essere sostenibili nel 2021? Penso che essere sostenibili significhi vivere immaginando un futuro buono per tutti, un futuro che permetta a ciascuna persona di essere valorizzata come deve essere valorizzata e dia opportunità a tutti di vivere una vita buona. Leggendo il suo lungo curriculum, abbiamo visto che dopo una carriera iniziata nell'industria farmaceutica, lei avrebbe potuto aspirare a qualsiasi tipo di traguardo professionale. Questo non lo so, ma insomma... Crediamo di sì, avrebbe potuto aspirare a qualsiasi traguardo professionale e invece ha volto il suo sguardo verso il no profit, verso il sociale. Posso chiederle come mai questa scelta, questa direzione? Ma guardi, io ho avuto un percorso professionale molto fortunato. C'è stato un momento però in cui sentivo il bisogno di dare più senso a quello che facevo. Quindi il lavoro rivolto alla messa a punto di un farmaco, come facevo quando ero nell'industria, mi piaceva molto, credo che fosse e che sia tuttora molto importante. Ma sentivo di avere bisogno di qualche cosa che non mi facesse interrogare a volte sul perché stessi facendo una cosa, no? Può capitare nell'industria che uno lavori ad un farmaco che magari è un farmaco di cui proprio non c'è più così tanto bisogno perché è simile a un altro che esiste già. Ecco, il mondo delle malattie rare, soprattutto negli anni in cui ho iniziato, era un mondo invece con bisogni molto insoddisfatti. E quindi sentii il bisogno di mettere a frutto quello che avevo imparato, ripeto molto e non mancherò mai di gratitudine per quello che ho imparato in quel contesto, pensai che sarebbe stato bello metterlo a frutto in ambiti trascurati, dove il bisogno era molto e non mi sono mai pentita di questa scelta. E negli anni in cui iniziai a Teleton devo dire che il mondo del non profit non era sempre caratterizzato da un'elevata professionalità. C'era tanta buona volontà, tante buone intenzioni, un'ispirazione molto forte, ma come dire, l'impostazione professionale che invece il mondo del non profit aveva già in quegli anni, nel mondo anglosassone, ancora qui non c'era. E quindi anche grazie a Susanna Agnelli che favorì il fatto che io andassi un po' in giro per il mondo a studiare questi modelli, decisi di importare il modello che avevo visto là, soprattutto per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei fondi. Perché sa, in un mondo non profit l'intenzione è sempre buona, no? Non c'è nessuno che non voglia fare qualcosa di buono, però poi la verità sta in come si fanno le cose. Quando si devono destinare dei fondi per programmi di ricerca scientifica, per esempio come facciamo noi, il rischio di non destinarli bene e quindi di vanificare non solo l'impegno, no? Ma anche proprio le donazioni stesse che ci sono state affidate con tanta fiducia e anche con sacrificio, perché le donazioni, insomma, le persone hanno rinunciato a qualcosa per dare a noi del denaro. Questo impone degli obblighi, secondo me, di una corretta destinazione che vada veramente a premiare i progetti con maggiori probabilità di successo, che siano veramente innovativi e che davvero facciano quello che devono fare, cioè far progredire la ricerca verso una cura nel nostro caso, perché noi non finanziamo la ricerca scientifica come un fine, la finanziamo come un mezzo. In tutti questi anni c'è un ricordo in particolare che vuole condividere con noi su quanto sia problematico gestire una fondazione come quella di Teleton, quindi gestire una fondazione del terzo settore, del sociale, del no profit, con una cultura, come dice lei, un po' diversa da paesi anglosassoni.
Ma guardi, le difficoltà sono tante, come credo ci siano in ogni lavoro. Nel nostro caso, come dire, c'è una difficoltà importante che sta nell'ampiezza del bisogno. Io credo che una delle cose che continuo a trovare difficili e che forse sono cose a cui non mi abituerò mai, è vedere persone ammalate che ripongono nella ricerca e anche nella fondazione una grande speranza e sapere che magari il percorso da fare è ancora molto lungo e soprattutto pieno di incognite, perché la ricerca scientifica è fatta così, è piena di incognite. Non è detto che un percorso arrivi necessariamente a buon fine e non è detto che ci arrivi in tempi brevi. Quello che invece è detto è che se non si fa niente, di sicuro non si arriverà a niente. E quindi da questo pensiero sono molto confortata. Per contro, però, l'urgenza, il bisogno, la gravità del bisogno, un po' di ansia me la mette sempre. C'è, no? Ancora. Un po' di senso dell'enormità della responsabilità, e della responsabilità nei riguardi del rispetto profondo che si deve provare per questa sofferenza e dell'impegno, che è un impegno forse anche maggiore a quello che si mette quando si deve invece vendere qualcosa, perché il fatto che io non è il profitto quello che viene atteso dal mio lavoro, ma è un enorme risultato quello che è atteso dal mio lavoro, cioè una risposta di salute. Noi rappresentiamo sempre il nostro universo come un universo che tiene legate tre realtà, che sono la realtà delle persone malate, quindi della malattia, la realtà del mondo della ricerca, che è lo strumento con cui si vuole rispondere a un bisogno, e poi invece la realtà della società civile tutta, che è quella che rende possibile il nostro lavoro. Allora, il sistema sano, un sistema che permetta veramente tutto questo mondo di diventare ecosistema, è un sistema che rispetta le nature, no, di queste tre realtà, ne comprende a fondo le dimensioni, i bisogni, le aspettative e li faccia vivere, li faccia convivere in una condizione di indipendenza e di equilibrio. Credo sarebbe impossibile nel 2021 gestire una fondazione importante come quella di Telethon scevra da questi meccanismi. Sarebbe impossibile e sarebbe profondamente sbagliato. Sì, ingiusto. Credo, fra l'altro, la migliore garanzia che può avere un donatore oppure un'azienda, no? Pensiamo ad Acea, che molto generosamente ha collaborato e ha lavorato con Telethon negli anni. Un'azienda come la vostra, che si interroga sulla sostenibilità o su termini come accountability, trasparenza, eccetera eccetera, anche nelle scelte verso il non profit, ha il dovere di pretendere che il non profit persegua la propria missione utilizzando gli stessi strumenti di accountability, di sostenibilità e così via. Perché se vogliamo essere sussidiari, no, l'uno con l'altro, e vivere in un mondo in cui, diciamo, questi ruoli si incontrino e favoriscono poi qualcosa di positivo e facciano sinergia, bisogna farlo con delle regole che siano delle regole comuni. La collaborazione è nata proprio con Acea e la Fondazione Telethon ormai diversi anni fa, ha avuto proprio questo presupposto. Abbiamo riconosciuto in Fondazione Telethon il sistema valoriale, che è il sistema anche del gruppo Acea, e quindi non è stato difficile poi accostare i percorsi di queste due entità, la Fondazione e Acea, e sono contento che questo percorso continui ancora. Vorrei tornare al nostro tema della sostenibilità. Se volessimo coniugare la parola Telethon a sostenibilità. Se la dovessi coniugare, che cos'è per noi la sostenibilità? È in prima battuta utilizzare al meglio il denaro che riceviamo dagli italiani, quindi fare in modo che questo denaro non solo non venga sprecato, ma anzi renda moltissimo, massimizzarne gli effetti e gli impieghi, in condizioni di massima trasparenza, in condizioni di massimo rigore. Ma sostenibile, quindi, se ritornando a quello che dicevo all'inizio, se sostenibilità è futuro,
trasformare i risultati della nostra ricerca scientifica in terapie disponibili e fruibili nel tempo per i pazienti, il che significa immaginare di lavorare oggi non solo per i pazienti di oggi, ma garantire che i pazienti di domani possano godere di tutto l'investimento che noi abbiamo fatto negli anni. È un passo molto importante, una grande responsabilità. Sì, ma è anche molto bello. Però è più facile qui, perché il perché lo stiamo facendo è sempre evidente, non dobbiamo andare a cercarlo, è davanti ai nostri occhi, e questo credo sia un privilegio per una persona. Non interrogarsi su perché stia facendo una cosa e avere voglia di farla è una fortuna. I nostri dipendenti hanno scritto delle parole per lei e sapevano che lei sarebbe stata la nostra ospite e ne abbiamo selezionate alcune. Posso chiederle di prenderne, sorteggiarne una e fare un commento? Sussidiarietà, guarda, l'ho anche prima già nominata, che bella. Beh, sussidiarietà è una cosa molto importante. Io credo che la sostenibilità passi attraverso la sussidiarietà, che è una condizione che intanto unisce e non divide. Ma un sistema sano, un sistema che garantisca progresso e futuro, è un sistema che unisce e che quindi, nel rispetto delle unicità e delle diversità, in realtà c'è dialogo. Sia un continuo dialogo e un continuo passaggio di testimone. Io faccio la mia parte, ma non la faccio in opposizione, la faccio in totale sinergia, in modo sussidiario, compenso una cosa che tu non puoi fare e così via. Parlavamo all'inizio di pandemia e lo sviluppo dei vaccini per fronteggiare l'emergenza Covid-2019 ha anche favorito uno sforzo globale proprio della ricerca. Secondo lei quali altri ambiti andrebbero urgentemente processati con uno sforzo collettivo, con un impegno collettivo che possa favorire tempi molto più ridotti rispetto ad altri? Ma questo esempio del Covid è stato, dal mio punto di vista, proprio illuminante, no? Intanto, se noi avessimo avuto questa conversazione un anno fa e qualcuno mi avesse fatto scommettere che oggi avevamo già in così tanti ricevuto il vaccino, avrei perso la scommessa, perché lo sviluppo di un vaccino in tempi così rapidi è stato un fatto straordinario. E perché è stato così? È stato così perché prima del Covid già c'erano acquisizioni che venivano dalla ricerca e che erano il frutto di importantissimi investimenti in ricerca scientifica che avevano portato a costruire delle conoscenze, per esempio sull'RNA messaggero, no? Come manipolare, come lavorare, come utilizzare l'RNA messaggero, qual è la sua vera funzione, quindi tutto lo studio che è propedeutico a quello che poi è stato fatto col vaccino è uno studio che è il frutto di un intenso investimento in ricerca e anche in ricerca di base più che decennale in passato, e lo stesso vale per la produzione. Che cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare che un investimento massiccio in ricerca non va fermato mai e che le ricadute di un investimento massiccio in ricerca sono le più imprevedibili. Noi non sapevamo che avremmo usato l'RNA messaggero per fare un vaccino. Se devo pensare al nostro paese, io mi auguro che questo serva al nostro paese a capire che un investimento in ricerca non è da intendersi come uno spreco di denaro che non porterà a nulla, ma anzi è un vero investimento sul futuro di tutti, perché da lì possono generare le soluzioni più impensate nel momento in cui lo si sta facendo. Allora forse quello che andrà fatto è guardare a tutti questi fattori abilitanti questo successo, perché di successo si è trattato, e farli diventare sistematici e non occasionali. Volevo chiederle, dottoressa, nel suo percorso accademico, in termini di differenza di genere, ha avuto problemi e se ne ha avuti, se vuole condividerle con noi, problemi che ancora sussistono o qualche passo è stato fatto? Io credo di essere stata una persona molto fortunata. Molto fortunata, perché non mi sono mai sentita discriminata per il genere, da mai. Poi mi domando se non fosse anche un po'
una mia percezione delle cose o fosse reale. Credo di aver avuto una grande fortuna, che sia stata quella di un padre, perché poi credo che alla fine, che mi ha sempre guardata e mi ha parlato, no, delle mie possibilità, o come dire, ha apprezzato via via le cose che facevo, in una condizione di completo rispetto profondo della mia libertà. È vero che la prima domanda che mi sentii fare nel primo colloquio di lavoro, avevo 23 anni, subito dopo la laurea, fu: ma perché noi dovremmo assumere una donna giovane in un momento in cui probabilmente avrà dei figli e andrà via così? E io ricordo che risposi: ma veramente non mi sono invitata io a questo colloquio, ma avete invitato voi, sapevate già prima che ero una donna e che avevo quest'età. Quindi vedete voi, io quello che posso dire è che mi presento per quello che sono. Non avrete da me la promessa che non avrò figli, che non mi sposerò, tutt'altro, intendo farlo, e quindi corriamo il rischio, no? Io di fare quello che voglio e voi pure. Fu assunta? Eh sì. E quindi forse questa risposta, quindi, credo che fosse provocatoria, adesso sarebbe così politicamente scorretto, certo, che uno non momento. Potrebbe più dire. Però siccome quegli anni sono tanti anni fa, e mi assunsero, e non ho mascherato i miei desideri per rincorrere questa esigenza, no? Quindi io mi sono sempre sentita una donna che intendeva appunto poter fare liberamente tutto quello che, ma anche avere una famiglia, per esempio, no? E mi sono detta: vabbè, vado avanti fino al punto in cui mi rendo conto che questa cosa non mi consente una posizione di equilibrio. Ecco, io questo tendo sempre a dire anche a delle ragazze giovani che magari mi chiedono: ma come si può conciliare? Credo che ciascuna persona, e una donna in particolare, debba individuare il proprio punto di equilibrio, che non è una regola generale per tutti, ognuno ha il proprio punto di equilibrio, e individuando quello cercare di stare in quell'equilibrio, che è tra l'altro soggettivo, ma che anche per la stessa persona cambia nel tempo. Prima ha parlato un po' della sua vita privata, di lei si sa pochissimo, si sa veramente poco, abbiamo cercato con la redazione sul web, ma si sa veramente veramente poco. Sappiamo, mi corregga se sbaglio, però, che è un amante della lettura, ama molto leggere. Ah, sì. Le piace leggere? Sì. Da sempre. Nel residuo tempo libero, credo. Ma guardi, in realtà, adesso diciamo tempo libero, ho figli grandi, quindi ho molto più tempo, però io leggo sempre. Quindi per esempio ho viaggiato molto per lavoro, e viaggiare per lavoro un po' è faticoso, no? Tante ore di treno in aereo, e io difficilmente negli spostamenti lavoro cerco di avere sempre un libro con me e di poter leggere, e mi piace moltissimo. Ma in un'ottica sostenibile, ebook piuttosto un libro di pagine con... Ma no, io sono... Faccio sempre una premessa: quando facevo la prima elementare ho imparato a scrivere intingendo il pennino nell'inchiostro, quindi io sono una persona cresciuta con la carta e ho anche una passione feticistica per il libro. La mia casa è piena di libri, io ho i libri per terra, che mi piace moltissimo, amo circondarmi di libri, e mentre mi separo da quasi tutto faccio fatica a separarmi dai libri. Se le volessi chiedere un autore sostenibile, le viene in mente qualcuno? Ma uno scrittore è, secondo me, sostenibile per definizione, cioè chi scrive, perché se sostenibile è il futuro, no? Che cosa più del libro, secondo me, va nel futuro, no? Pensi ai libri scritti 500-600 anni fa, no? Opere scritte, quanto sono riuscite ad arrivare nel futuro, e soprattutto, come forse era Calvino che diceva, che la forza di un classico è quello di essere sempre attuale, no? Nonostante tutte le, cioè anche con le dovute, diciamo, differenze d'epoca, di essere sempre attuale, perché questa capacità che ha il grande autore di rappresentare l'umano in tutte le sue manifestazioni è quanto di più sostenibile ci sia. Sì. Se le chiedessi di dare un consiglio a chi ci ascolta per
continuare ad essere sostenibili o cominciarlo ad essere in modo concreto? Ma io credo che sia sempre mettere sempre al centro dei propri pensieri, del proprio lavoro, la persona. Ripeto, per noi non esiste un malato, esiste una persona che ha una malattia. E quindi curare la malattia è curarla per il bene di quella persona. Credo che la stessa cosa valga sia se pensiamo all'inquinamento, alla plastica, agli stili di vita, no? Di lavoro, a un bilanciamento vita personale, lavoro. Mettere al centro il bene della persona, non come uno strumento, ma come il fine di tutte le attività. Questo rende sostenibile, a mio parere, una comunità, no? Un pensiero per la comunità. Beh, è una bellissima, mi piace pensarla come una bellissima prospettiva che ognuno di noi può scegliere. Sì. Lei prima mi parlava di suo papà, ha un po' sfiorato questa figura, immagino per lei molto importante. Sente ancora questo sguardo d'amore che la accompagna e l'ha accompagnata nella sua vita? Guardi come mi fa piacere questa domanda. Sì, non c'è più da tanti anni, sono 20 anni che è mancato ed è mancato anche ancora giovane. Devo dire che ricordo appunto lo sguardo, io ho molto forte la sensazione di questo sguardo d'amore, io ricordo un pensiero da piccola, ho il ricordo di una volta in cui, credo che sia uno dei miei primi ricordi, quindi credo di essere stata piccolissima. Correvo e lui era inginocchiato, no? In una strada, mi aveva visto per strada inginocchiato che mi voleva accogliere nelle braccia e correvo verso di lui e lui mi abbracciava e io ho il ricordo di questo pensiero in cui pensavo che non c'era nessuno che poteva essere più fortunato di me in quel momento, che quella era la cosa più bella e credo che avesse molto a che fare con la consapevolezza di essere amata, no? A distanza di tanti anni, io lo sguardo amorevole suo lo sento ancora, mi manca molto la sua voce. Aveva una bella voce? Sì, poi era la voce di mio padre, non so che è sempre come una voce dire. Speciale. È sempre una voce speciale. Francesca, io la ringrazio, è stato davvero, la ringrazio a nome mio, a nome di Acea, per questa piacevole conversazione sostenibile. Grazie per averci accolto qui nella Fondazione Teleton, è stato veramente un grandissimo privilegio aver avuto la possibilità di fare una chiacchierata con lei su un tema così prezioso come quello della sostenibilità. Grazie molte a lei, è stato bellissimo. Grazie, grazie mille.